Ciao Divette, ciao Divetti. Allora, oggi è domenica. Io sto andando, sì, vi do questa notizia sconvolgente. Sto andando a Cuneo, dove mi incontrerò con il cameraman misterioso. Io non l'ho più visto dopo, cioè l'ultima volta che l'ho visto è stata la volta in cui ci siamo mollati praticamente. Da lì non l'ho più visto, quindi credo che dopo più di un mese magari ci si, non so, insomma l'ho contattato per chiarirci. Sapete, il cameraman è sempre il cameraman, quindi sono un po' presa male all'idea di vederlo. Però vabbè, io vi porto con me, se riusciremo a non scannarci, a non litigare pesantemente, magari ve lo faccio anche vedere nel vlog. Nel frattempo vi faccio vedere il Narci che ormai... Mau! Mau! Che dorme sul trono. Ormai il trono è la sua cuccia, giustamente. Vero? Bello che sei. Finalmente di nuovo a casa con me, questo miciotto, e sono super felice. Mau, 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 mau. Questo è il mio outfit di oggi. Ho messo il completino bordeaux e ho un problema con i capelli, non so se si vede, però praticamente si sono schiariti tutti qua sopra, in questo punto qua si sono schiariti e però sotto sono scuri. E allora, no, però non si vede in video, ma vi giuro che si vede al sole tantissimo. Vedete che c'è una parte più chiara? Beh, insomma, e io vorrei schiarirli anche sulle punte. E vabbè, parliamo di capelli per non parlare di altro. No, vabbè, io adesso vado, però vado prima di andare dal cameraman. Mi sento come nei vecchi vlog in cui dicevo sto andando dal cameraman, mamma mia, prende male, prende male. Comunque, prima di andare dal cameraman vado a fare shopping, così mi rilasso un attimo, perché sapete, tutta questa ansia pre-cameraman, allora devo un attimo rilassarmi e farò facendo shopping compulsivo. Allora, io... È vero che sembro rilassata, ma in realtà perché io quando sono ansiosa da fuori, cioè mi spengo e sembro rilassata, però vi giuro che in realtà sto in crisi assolutamente. Però vi giuro, no, la realtà delle cose è che ieri ho bevuto e oggi ho l'hangover. Ieri sera ho bevuto, ero con degli amici. E oggi ho l'hangover, ho mal di testa, questa è la verità, questa è la verità. E quindi sono catafratta, cioè non c'è altro termine per definire ciò. E cosa volevo dire? Che è una bellissima giornata, discorsi plebei sul tempo. Volevo dire un'altra cosa, non mi ricordo, cazzo. Che cazzo volevo dire? C'è pure la coda, perché ci sono dei plebei che passano. C'è tipo una processione plebea in corso. Io sto veramente male. Oh, si sono mossi, si sono mossi. Ho comprato due paia di scarpe, poi vi faccio vedere a casa. Allora, re due regole. Prima di incontrare il vostro ex fidanzato, prima regola è comprate un paio di, almeno un paio di scarpe, così sarete dell'umore giusto per affrontare il vostro ex fidanzato. Seconda regola, bevete la sera prima. Questa è seria. Smettila di ridere. Mi viene da ridere perché sono nervosa, perché sono qui con il cameraman misterioso. Ecco a voi, cameraman misterioso. Mi viene da rido per non... Non va bene questo saluto qui oggi. No, fai... Buonasera. Buonasera.
muoio da ridere. No, niente, io prova a sono. morire e basta. Lui mi odia. Lui mi odia per i miei misfatti. Vero che mi odi? Di che mi odi? No comment. Non, però mi odia. Vabbè, comunque, sono qua con lui. Oggi siamo visti così per parlare e abbiamo capito che la situazione è un po' complicata tra noi, no? Intanto io mi annodo. Il nodo della cravatta che mi sono fatto da solo perché a quanto pare sono l'unico in grado. Stai ferma con queste cose che sembra che c'hai il delirium tremens. Ho il delirium tremens perché devi sapere che ieri ho un po' bevuto ieri, e oggi che c'è. non bevevo da mesi. Sono lunghi sti mesi, Lo sai che io non Vabbè. bevo mai da mesi, poi quando Sì. comunque dobbiamo svelare l'arcano. Per fare il video con Riccardo Boschi abbiamo dovuto cercare il tutorial di come si fa il nodo alla cravatta. Capito. Vabbè, comunque. Vabbè, niente, noi, cioè, è un po' strana la situazione. Lui è incazzato nero. La nostra storia non sa da fare perché, cioè, Tanto per problemi di altezza. non sei così più alto di me. Continui a tagliarmi la fronte, accidenti. Sono. Io tra l'altro ho male al braccio. Facciamo Vabbè. che tengo io sto coso perché hai rotto le scatole, cioè. Comunque, tutti questi fidanzati che mi confondono le idee, comunque noi non riusciremo mai a stare insieme per un fatto molto semplice. Che lui non mi caga, cioè lui non mi tele. Cioè, a voi ci sono stati dei periodi in cui lui non mi telefonava per settimane, tipo per 2 settimane, no? Non mi. Come Vero? dice un mio collega che non è tanto colto perché non ha studiato, non la telefono. Beh, comunque non mi telefonava. Poi dopo 2 settimane magari io cedevo, gli telefonavo. E gli dicevo, brutto stronzo, non mi chiami da 2 settimane. E lui mi rispondeva, neanche tu mi hai chiamato. Ma cosa Beh, c'entra? questo è vero. È vero? Sì, È vero? confermo. Confermo. E quindi la situazione è la seguente, che non riusciamo veramente a stare insieme, proprio perché lui Non la telefono. non mi. E poi il bello è tutto ciò, tu abiti a 1 chilometro da casa mia, ma non c'è. A Cioè. voce non arriva, No. il suono non si propaga così tanto. Che nervoso mi fa venire. Come? Vedete? Io a lei, no? Sì, mi fai venire nervoso proprio. Cioè, poi non si riesce con te a fare dei video decenti, mi fai venire Però si riesce a nervoso. fare dei video fermi, guarda. Più o meno. Però renditi conto dei tuoi errori da fidanzato, che tu non mi telefonavi. Sì, non la telefono. Non mi Mea telefonavi e culpa, non mi mea scrivi. culpa. Ah, ma poi Mea volete. Allora, furbissima il culpa. bello che lui, quando stava con me, Molto tempo fa. era. Ma vedete come mi tratta? Cioè, ma a sto punto è meglio. Adesso posso fare quello che No, voglio. ma anche prima mi trattavi di merda. A Beh, sto prima non punto potevo, è adesso meglio un posso. drogato che mi tratta bene. Tu hai beccato un drogato che ti tratta di merda, che è Non una è cosa diversa. vero, mi trattava bene. È meglio uno che non si droga e mi tratta male e uno che si droga e mi tratta bene. Ai followers, l'ardua sentenza. Cioè adesso potete vedere da questo video che lui mi tratta male perché io l'ho sempre. Lui mi tratta male, mi tratta male, mi tratta tutti. No, poverino, poverino, l'hai lasciato, poverino. No, guardate, mi tratta male, quindi è inutile che diciate. Eh sì, sono io il cattivo. È vero, ti ho usato per le visualizzazioni Allora oggi. ciupa, Ti ecco. ho usato per le visualizzazioni, cioè ormai la cattiva sono io, va bene? Va bene, crocifiggetemi come Gesù Cristo. Non invogliarli. No, no, crocifiggetemi sulla croce di Cristo, cazzo. Cioè, sono io quella cattiva, no? E quindi niente, giustamente la diva del tubo è la bad guru. E quindi. Questo video è rimasto, è venuto un po' astioso,
perché c'è dell'astio tra me e lui. Come giusto che sia, lo vorrei anche vedere. Cosa dovevamo fare? Una cosa latte e miele che sembrava che andasse tutto bene? La cosa è andata così. Quindi niente. Alla fine di tutto sceglierò il fidanzato che mi fa fare più visualizzazioni, lo dico. Spera di non Ma far... che cosa brutta! Spera di non fare. Ma è inutile che fai cosa tanto. Arrivi. Ma è inutile che fai tanto il moralista, e che non sei moralista. Ma io non sono moralista, però cioè, sono intelligente. Un po'. E io non sono intelligente. Questo devo ancora capirlo. Guarda, ma dai, ma perché fai così lo stronzo? Mi hai detto di essere naturale, giusto? Ma prima, quando eravamo fuori dal video, non eri così. Ah sì, c'ero così. Se vuoi spengo, così poi torniamo come eravamo prima. Torniamo come eravamo prima. Dai. Ok, va bene. Niente. Scusate, ragazzi. È così. Almeno io mi scuso, vedi, sono gentile. Ma cosa ti devi scusare? Ma con me ti devi scusare. Che hai fatto lo stronzo per 15 anni. Con me ti devi scusare. Adesso sono 15. E vabbè, 14. Ecco, quanti, un anno così. Tum! Vabbè, così a un cazzo, anno. Un anno a cazzo. No. Un anno a cazzo. Bisogna essere cosa precisi. Devi... Ma tu, cioè... Di un anno sono 365 giorni rubati. Sei pazza. Cioè lui è così, lo vedete adesso? Ma lui era così? Tutte le volte con me, anche quando stavamo insieme, quindi poi non lamentarti che... E invece mi lamento. Vabbè, chiudiamo sto video perché mi ha rotto i coglioni. Cioè ragazzi, non so cosa dirvi, è vero che, cioè, posso anche capire che si sia incazzato perché mi sono messa con un altro, però me l'aveva detto lui più volte, cioè lui più volte ai tempi mi ha detto mettiti con un altro, io sono così, non cambio, io non ti cerco, io non provo più nulla, mettiti con un altro. E io così ho fatto, mi sono messa con un altro. Poi è andata come è andata, ma cioè guardate, io a questo punto comincio veramente a drogarmi pure io, non so, cioè comincio a drogarmi pure io perché non si può... Cioè, da questa situazione, cioè la vita, cioè, non so, non mi resta che drogarmi, cazzo, veramente. Che fa l'incazzato quando è stato lui a mandarmi via, è stato lui a dirmi lasciamo, cioè l'ho lasciato io, però è stato lui che per mesi ma continua a dirmi ma lasciami, ma mettiti con un altro, ma trovate un altro che sia, cioè me l'ha detto lui, quindi non può rompere le palle così, cioè non può fare l'offeso adesso, non può, comunque, cioè, vedete come fa, lui è sempre stato così, comunque, nei miei confronti è sempre stato molto freddo, molto astioso, molto così, e questo può confermarlo, è sempre stato così, e quindi... non ha senso veramente, invece di pre è successo quella cosa per la droga, è vero, però quando stavamo insieme era veramente top, cioè nel senso che mi trattava da regina e quindi è così la situazione.